Ciao amici, ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di Telemarianna. Sempre guardando nei vari canali di YouTube dedicati ai bambini, ho trovato un altro laboratorio creativo che mi è piaciuto veramente tantissimo. È un laboratorio creativo che ho scelto perché penso che ogni bambino debba avere in casa delle marionette per poter creare degli spettacoli divertenti e fantasiosi. Ma prima del laboratorio creativo, ci balliamo la nostra sigla! Ecco a voi il nuovo laboratorio di oggi! Questo laboratorio creativo mi piace davvero tanto e penso proprio che lo farò anche io. Quindi bambini, mi raccomando, dite alle vostre mamme di mandarmi le foto delle vostre marionette. Questo bellissimo squaletto me l'ha mandato Lucia! È veramente bello questo squaletto col pesciolino! Bravissima Lucia, grazie! E sempre Lucia? Guardate un po' cosa ha fatto! Ha fatto la casetta per gli uccellini! È bellissima, tutta colorata! Vedo anche che ci sono le calzette, il maglioncino appesi e poi vedo anche tanti cuori! Bravissima Lucia! Grazie, continua così! E guardate il magnifico fiore che ha fatto Iari! Iari, questo fiore è magnifico, sei stato velocissimo! È il laboratorio creativo che abbiamo fatto ieri e tu l'hai subito realizzato e tra l'altro hai scelto un bellissimo colore. Complimenti Iari, grazie! Ricordo che potete mandarmi le foto dei nostri lavoretti fatti dai vostri bambini al numero qui sopra in pressione 351 80 17 314 e io pubblicherò le foto nelle prossime puntate. E questo è il regalo che si aggiudicherà il bambino e la mamma che mi manderanno più foto dei nostri lavoretti durante la settimana. Venerdì vi dirò chi vince la calamita di Telemarianna! Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube e lasciatemi un bel mi piace! Mamme, se avete delle idee da propormi, mandatemele qui al numero WhatsApp, perché qui sotto i video nel canale YouTube non potete lasciare commenti, visto che si tratta di un canale dedicato ai bambini. Ma le vostre idee e i vostri consigli io li gradisco sempre! Molli, siamo proprio dei dormiglioni! Oh no, stavamo dormendo! Uvino, uvino, salutiamo tutti i bambini, li diamo appuntamento a domani e noi adesso andiamo a vederci la puntata! Ciao bambini!